Buongiorno lettori e lettrici, io sono Elena e voi siete su Any Bookend. Oggi vi porto un video un pochino chiacchiericcio perché appunto a volte non mi rendo conto, ma magari tendo a portare video molto simili tra loro, quindi ogni tanto mi fa piacere avere dei piccoli dibattiti qui sul canale. O più che altro perché mi piace moltissimo portare la mia esperienza quando appunto affronto il mondo della lettura in modo diverso. Quindi, ad esempio, vi ho parlato molto di come mi approccio al discorso economico connesso ai libri. Vi parlo spesso delle mie letture, però oggi vorrei parlarvi più nel dettaglio della mia esperienza con gli audiolibri. Io ho conosciuto il mondo degli audiolibri pochissimi mesi fa, grazie all'abbonamento che ho fatto gratuito con Audible. Audible, infatti, ha la possibilità di fare un mese di prova gratuita, per poi effettivamente valutare se il servizio è un buon servizio e se vale la pena, insomma, mantenerlo. Un po' come fanno tutti quei servizi di abbonamento, quindi Netflix, Amazon Video, eccetera, eccetera. Devo dire che ero molto molto scettica perché, per quanto sia un mezzo di lettura alternativo che comunque esiste da veramente tantissimo tempo, perché per quanto adesso ci siano questi mezzi un pochino più immediati, CD contenenti gli audiolibri ne esistono veramente da tantissimo tempo. E dicevo, nonostante appunto fosse un mezzo che circolava già da moltissimo tempo, io ero scettica perché ero banalmente convinta di non essere in grado di apprezzare al meglio un romanzo semplicemente ascoltandolo, o addirittura pensavo di non essere capace di concentrarmi a sufficienza. Devo dire che la mia prima esperienza mi ha completamente fatto cambiare idea ed è per questo motivo che io sono qui oggi per consigliarvi di fare un tentativo, perché io stessa ero assolutamente scettica, non volevo provare, pensavo che fosse una lettura non adatta a me, o comunque pensavo che fosse una lettura limitante, ecco, una lettura non vera, parziale, e appunto mi sono ricreduta. E quando poi le mie esperienze sono positive, a me fa assolutamente piacere poi ricondividerle con gli altri. Quindi, se non avete mai provato gli audiolibri, dovete assolutamente farlo, nonostante appunto possiate pensare che non siano dei veri libri, ecco, perché perlomeno io la pensavo così, sbagliando chiaramente. In particolare, però, appunto, voglio parlarvi di quelli che sono i tre motivi per cui, secondo me, vale la pena fare un abbonamento a uno di questi servizi, o perlomeno per cui vale la pena servirsi, ecco, degli audiolibri. Motivo numero 1. L'audiolibro vi permette di ottimizzare i tempi, perché vi permette di leggere anche quando state facendo tutt'altro. Penso che sia una cosa veramente molto molto bella perché spesso ci troviamo indaffarati in attività che sono notoriamente noiose. E la prima cosa che si fa abitualmente è accendere la TV, che magari neanche guardiamo, ma che ci fa da sottofondo. Perché quando cuciniamo, quando stendiamo i panni, quando puliamo a terra o comunque quando stiamo facendo una di queste attività che comunque richiede l'azione manuale ma non la concentrazione mentale, perché non sostituire alla TV un audiolibro? Io devo dire che con questo meccanismo mi sto trovando benissimo perché ho un doppio risultato. Da una parte continuo a leggere magari dei libri che stavo leggendo in cartaceo che sono costretta a mettere giù perché la vita chiama, e allo stesso tempo poi alleggerisco anche queste attività un pochino noiose, quindi sostanzialmente si unisce un pochino l'utile al dilettevole. Quindi in questo senso veramente gli audiolibri fanno miracoli. Ma per esempio altri momenti morti in cui l'audiolibro mi può far piacere, anche quando semplicemente mi sto preparando, mi sto vestendo per uscire, mi sto sistemando i capelli, eccetera, eccetera. Per esempio ultimamente ascolto spessissimo gli audiolibri quando mi faccio i capelli, quando passo alla piastra, che sono veramente momenti della propria giornata che uno deve affrontare chiaramente perché la propria pulizia personale, la pulizia della casa, le attività in casa sono cose importanti, ma allo stesso tempo appunto è bello poter alleggerire queste cose noiose. Quindi assolutamente l'audiolibro ottimizza la vita e la rende più positiva. Motivo numero 2. Qui ci riconduciamo un pochino al discorso che vi facevo a proposito di risparmiare sui libri. È chiaramente evidente che abbonarsi ad uno di questi servizi è assolutamente conveniente perché si ha accesso ad una rete infinita di romanzi più o meno recenti, perché appunto Audible, io parlo di Audible perché
il mezzo che utilizzo io, ma ce ne sono tanti altri, come ad esempio Storytel. E appunto stavo dicendo, Audible si aggiorna continuamente, quindi troverete anche romanzi molto recenti. Per esempio, ultimamente sto ascoltando Come fermare il tempo di Matt Haig, che comunque è uscito da pochissimo tempo. Quindi è un mezzo per usufruire di tanti libri spendendo praticamente pochissimo, perché appunto gli abbonamenti non costano tanto, si aggirano intorno ai circa 10 euro al mese. Io adesso di preciso neanche ve lo so dire, perché poi quando mi è scaduto il mese di prova sono rimasta un attimino senza abbonamento e stavo per rinnovarlo, quando poi Amazon, per via del mio abbonamento ad Amazon Prime, mi ha regalato dei mesi di prova con Audible, perché si vede che, come succede con il Kindle, ci deve essere una sorta di convenzione tra Audible ed Amazon. Quindi di preciso non ve lo so dire, però dovrebbero essere 10 euro. Magari quando chiuderò la telecamera andrò a controllare e ve lo potrò lasciare scritto qui da qualche parte. Ma indipendentemente da questo, è chiaro che quando nel momento in cui con un prezzo fisso si accede a tantissimi libri, evidentemente è anche un ottimo modo per risparmiare. Motivo numero 3. Gli audiolibri sono un ottimo modo per rilassarsi e per godersi la lettura senza dover necessariamente sforzarsi troppo. Spesso e volentieri, magari a fine giornata, ci ritroviamo con la voglia di leggere, ma l'incapacità fisica di farlo, perché desidereremo soltanto buttarci sul letto e non pensare a nulla. Prendere un libro in mano e leggerlo è sicuramente più, tra virgolette, faticoso che mettere sulle cuffiette, distendersi sul letto ed ascoltare. Come vi dicevo all'inizio, erroneamente si potrebbe pensare che con la stanchezza non si è in grado di ascoltare un audiolibro, però nel momento in cui si crea l'atmosfera giusta è assolutamente un modo per rilassarsi. È come se si stesse ascoltando della musica, non è vero che bisogna prestare particolarmente attenzione, perché poi il cervello la presta in automatico, automaticamente si va dietro alla storia. E quindi secondo me l'audiolibro è un ottimo modo per non negarsi la lettura e automaticamente per rilassarsi. Questi sono principalmente i motivi per cui che mi hanno fatto ricredere, scusatemi, circa gli audiolibri, ma devo dire che poi ce ne sarebbero molti altri. Ad esempio, nel mio caso, per la prima volta mi sono effettivamente messa a rileggere, chiaramente tramite l'ascolto in questo caso, libri che avevo già letto, perché io difficilmente, anzi praticamente mai, rileggo i libri, e chiaramente facendolo tramite l'audiolibro è un modo per compensare il fatto che appunto evito di leggere libri che ho già letto, perché penso di portarmi via del tempo perché ho tanti libri da leggere, quindi in quel modo appunto non porto via del tempo ad altri libri, anzi riesco a rigodermi storie che magari ho dimenticato. In questo senso mi viene in mente Harry Potter, che ho riascoltato in tutta la sua interezza, in particolare adesso sto ascoltando Il principe mezzosangue, e sostanzialmente io non rileggevo Harry Potter da quando l'ho letto la prima volta da bambina. Poi appunto allora lo rileggevo spesso, però da adulta diciamo non l'ho mai riletto, e grazie ad Audible sto effettivamente compensando. Quindi insomma, in generale io tendo sempre a fare un bilancio delle mie esperienze, vedere i lati negativi e vedere i lati positivi, ma devo dire che per quanto riguarda gli audiolibri, gli aspetti sono assolutamente solo positivi, rilassanti, ottimizzano i tempi, alleggeriscono i momenti difficili o comunque noiosi della propria vita. Economici, ottimi anche magari sui mezzi, per esempio se non lo so, dovete litigare su un tram o su una metro piena zeppa di gente e prendere un libro in mano diventa complicato, con le cuffiette e le orecchie diventa tutto molto molto più semplice. Quindi assolutamente, bando ai pregiudizi, io vi consiglio di provare gli audiolibri perché cambieranno in positivo la vostra vita da lettori. Detto questo, vi invito come al solito a lasciarmi giù nei commenti le vostre opinioni in merito, magari dei consigli, dei siti che possono essere utili anche ad altre piattaforme, insomma, quello che volete, anche eventualmente un'esperienza negativa, perché no, in modo da far nascere magari un dibattito costruttivo. E una volta stabilito anche questo, vi mando un grande bacio e ci vediamo domenica prossima. Ciao!